Potrebbe aver iniziato. Possiamo sperare che abbia iniziato. Non lo so. Avrà iniziato? Non lo so, buona domenica, Murgi. Ciao Slater, è l'ultima puntata, Slater! Murgi, lo sai che non mi piacciono gli addii, no? Ma non è un addio. Sì, però comunque cambierà tutto, si uscirà. Sì, come no, hai letto le FAQ? Non si è ancora capito chi può uscire e chi non può uscire. Se non hai un cugino di sesto grado è difficile che tu possa avere una giustificazione. Vabbè, però siamo arrivati a 40, questa è la quarantesima puntata. Quindi la Sì. Vedi, quarantesima puntata vuol dire che abbiamo fatto la quarantena, io e Murgi, quando tu dici che non sei una persona per relazioni di lungo corso, invece non è vero. te. No, aspetta, nessuno. Io non dico che, dico che non sono una persona da rapporti di coppia di lungo corso, ma le mie relazioni sono tutte di lungo corso. E Le tu pensi coppie. che questa non è una coppia? E No, certo che è una coppia, però è allora? Una coppia atipica, tant'è vero che io e te tecnicamente non rientriamo nel decreto. Ma il decreto rientra in noi. E Ma neanche per allora è sogno. reciproco, lo vedi? Le cose importanti sono reciproche. Noi non rientriamo nel decreto, il decreto non rientra in noi. È perfetto, io non ho Un nulla attimo contro sei il stata perdone, lo vedi che è reciproco? decreto. È reciproco, dai, è importante. Murgi, senti, pensavo che siccome non mi piacciono gli addii, io riavvolgerei il nastro. Ah, così. Sì, ripartirei da dove tutto è cominciato, in fondo, dal Festival Letteratura di tanti anni fa, quando ci hanno chiesto di fare un incontro dove ciascuna parlava della nostra di un'eroina prediletta, e tu hai parlato di Morgana e io ho parlato di Lady Oscar. È sbalorditivo perché ormai sono passati, boh, 8 anni, Una cosa così. una cosa così. La cosa che mi ricordo di quella giornata è stata che la persona che ci faceva da moderatore, come se io e te fossimo due soggetti moderabili, aveva dato come titolo Eroi. E tutto era declinato al maschile, quindi quello invita noi due al tavolo e non ha la minima idea di chi si sta mettendo in casa. Quindi la prima cosa che diciamo noi è che gli eroi se li può tenere e che noi portiamo le eroine. E credo siamo state le uniche di quel ciclo a portare effettivamente due eroine. Tutti gli altri hanno portato degli eroi maschi, proprio dei maschi. Lo so, però in effetti l'eroe maschio, sempre per quei condizionamenti culturali in cui uno cresce, è tutto, è quello che parte per l'avventura, è quello che salva le principesse, è San Giorgio che uccide il drago. E chiaramente se, sì, chiaramente se tu hai una mentalità un po' avventurosa, ti identifichi, e questa è la bellezza della letteratura, anche un eroe maschio. L'eroe nella mia testa è un pirla, è uno che è una figura sacrificale nel senso anche involontario, è uno che ha un destino, quindi è uno determinato, non nel senso Da che non è uno che ha determinazione, è un etero diretto. Quindi tu dici addirittura che l'eroina, come se fosse una morfologia della fiaba, l'eroina sarebbe diversa dall'eroe. Sì, l'eroina è diversa dall'eroe. L'eroina va contro il destino, non segue il destino. Però andare contro qualcosa o essere completamente prono comunque è unidirezionale. Sì, però fai il doppio della fatica se vai contro. E per di più sei costretta a battere strade che il destino per te non ha pensato. E nel momento in cui tu le hai battute, diventano percorribili per tutti. Pensa che dono che fai a chi viene dopo. Invece la strada dell'eroe, essendo una strada di destino, è solo la sua. La È può vero, percorrere lui. l'eroe è solitario, però anche questo, sempre il racconto del cowboy che salva tutti, stermina gli indiani da solo, che cammina contro il sole. Long John Silver, è così, sì, cammina contro il sole. Non capisco perché molti sono sedotti da quell'epica, perché in realtà io sono ossessionata dalle storie corali, sono ossessionata dai gruppi creativi, sono ossessionata dalle figure femminili che a dispetto di un destino, diciamo, etero diretto in una direzione, sono riuscite a trovare una scorciatoia che le ha portate dove nessuno aveva previsto che sarebbero mai andate. Cioè, Io non lo Morgana è so, questa roba qua.
Io non lo so, a me piacciono sempre, te lo dico sempre, a me piacciono gli ortodossi che fanno la rivoluzione, cioè quelli che stanno lì, che sembrano completamente proni al sistema, che sembrano un frutto del sistema, il frutto diletto del sistema, e poi invece fanno, sono degli anarchici pazzi. Questo a me piace. Perciò mi piace Lady Sì, Oscar. però fammi un esempio. Lady Bravo. Oscar è un esempio. Lady Oscar è un esempio, nasce destinata. È perfettamente aderente a al disegno che è stato fatto per lei, e a un certo punto invece va via, va verso un'altra strada che neanche lei pensava ci fosse. Quindi è abbastanza libera da rinnegare anche la se stessa che è stata fino a un certo punto. Ti posso fare una domanda che Certo, per Monica. me è fondante quando si Sì. parla di eroine. Sì. C'è mai stato un giorno nella vita di Oscar in cui Oscar è stata felice? Sì, quando dà la carica alla Bastiglia. Cioè l'ultimo praticamente. Sì, ma è il compimento, quando dà la carica alla Bastiglia, quando si veste prima per andare alla festa, prima che Fersen non la riconosca, lì è felice. E quando a un certo punto va a prendere la regina Maria Antonietta e pensava che fosse una cacazzo formidabile, invece la vede e sa che saranno amiche. Cioè, ci sono stati diversi momenti di felicità. Poi Mamma voglio mia. dire. Aspetta un attimo, i primi due che hai citato sono interessanti, perché nel primo lei sovverte il suo sistema di valori, dalla carica alla Bastiglia, nel senso che sta col popolo contro il re, praticamente. Nel secondo caso è quando si traveste da femmina per ammaliare Fersen, ok? Quindi quando sovverte il rapporto di genere che fino a quel momento l'aveva Intrappolata. intrappolata, quindi sono due momenti rivoluzionari entrambi in realtà, se uno ci pensa, anche se il secondo lo è molto meno, anzi è un tentativo di conformarsi, cercando di entrare nel registro di gradimento dei gusti dell'altro. Di conformarsi a un desiderio, però suo proprio. No, è il prezzo che lei paga, lei secondo me non si voleva vestire da donna, è il prezzo che lei paga per attirare l'attenzione di Fersen. E sbaglia clamorosamente, perché invece a Fersen piaceva Oscar vestita da Oscar. Perché altro grande insegnamento: noi piacciamo alle persone tutte insieme, indipendentemente dal genere. Questo è il grandissimo insegnamento di Oscar e Fersen. O forse semplicemente se uno ti ha frenzonato, preferisce vederti come amico, ho scelto te una donna per amico, non è il caso Ah, tu che... stai dicendo che Fersen ha frenzonato Lady Oscar? Beh, sicuramente vestirsi da donna e conciarsi in quel modo significa assumere un linguaggio di seduzione, simbolico che fino a quel momento lei non ha usato. Quindi c'è un momento, secondo me, anche di alterazione, di disagio del loro rapporto. È come se all'improvviso tu ti presentassi davanti a un amico a seno nudo e quello ti guardasse e dicesse: ti vesti, scusa, gentilmente, cioè Ma che non cosa va a seno nudo, lei va accetti? vestita con una. No, lei cerca di Dico. ampliare la grammatica. Lei cerca di. Lo so che stai dicendo. Lei cerca di ampliare la grammatica, però. Di ampliare la grammatica, cioè io sono questo, ma sono anche questo. E il mondo intorno, ed è la prima rottura del mondo di Oscar, il mondo intorno vuole che lei sia solo Oscar François de Chargé, comandante della Guardia Reale. E invece lei dice: non sono questo, sono anche altro. Non è una questione di seduzione, è una questione di ampliamento di grammatica, ampliamento di registro. Allora, ci sono le cose che sei e le cose che fai. Che cos'è Oscar e che cosa fa Oscar? Tu dici che Oscar è il comandante della guardia, è il capitano della guardia. Ecco, è talmente il capitano della guardia che l'esercito la segue quando dà la carica alla Bastiglia, Ok. indipendentemente da tutto il Quindi, resto. se lei è il capitano della guardia, Sì. significa che quando si veste da donna, sta facendo la donna, non è la donna. Ma tutti facciamo, è tutto così, Ma voglio dire. per la donna non intendo la donna nella sua quintessenza, intendo sta facendo la dama di corte che fa la cortigiana. Cioè, Mud, stai facendo... voglio sapere un attimo però cosa intendi prima di proseguire questo discorso e questo struggente discorso. Vorrei chiederti che cos'è secondo te la donna nella sua quintessenza? Intendo dire che lei non sta interpretando il femminile in quel momento, sta interpretando il modo in cui il femminile è desiderabile per il maschile. Certo, Quindi ho sta. capito, è una donna del Settecento, che deve fare, poraccia? Mo deve aver fatto pure tutte le lotte femministe e deve fare la differenza tra il desiderio. No, sto dicendo che lei è se stessa quando è il comandante della guardia e invece recita una parte quando si veste da damina e va a fare il ballo. Però è importante dire che uno può decidere di recitare una parte perché sì, perché le va.
Sì, diciamo, non sapremo mai se quella parte se la sarebbe tenuta nel momento in cui Fersen l'avesse guardata come donna desiderabile, come donna sua, No, diciamo. sarebbe... Se il travestimento avesse funzionato. Sì, sarebbe rientrato in una dinamica dove io sono tuo marito, però tu non puoi fare sempre il capitano della guardia. Esattamente, è Oppure forse quello. Fersen sarebbe stato illuminato e avrebbe detto: in fondo, io mi sono innamorata di questa donna perché era il capitano delle guardie. E avrebbe continuato a farla, avrebbe continuato ad apprezzare il lavoro che faceva. Guarda, Si pensa pone come. troppo di Fersen. Quando dici Fersen avrebbe fatto così, mi ricordi Renzi che dice cosa avrebbero voluto i morti di Bergamo nella ripresa dell'Italia. Ma È strumentale, non sappiamo Fersen cosa avrebbe fatto. però In ogni caso è presumibile che un uomo di quel tempo, davanti a una donna così anticonformista da essere sia maschio che femmina, da avere sia ruoli di comando che ruoli di obbedienza, sia ruoli di imperio che ruoli di compiacimento, fosse spiazzato. E dicesse: senti, assumi una forma, così so con chi ho a che fare. Murgi, però guarda che la differenza proprio di mondo. Io non sapendo penso al positivo, tu non sapendo pensi al negativo. Com'è possibile questo, Murgi? Perché hai a che fare con un maschile molto definito, il maschile settecentesco, specialmente maschile settecentesco del cortigiano, è assolutamente definito. Cioè, se tu mi dicessi, sai, il Settecento austriaco del mozartiano, ti direi che il libertinismo consentiva una serie di variazioni sul tema, perché era possibile anche fare delle cose, ma forse anche la corte di Francia, la figura del Cicisbeo consentiva una Ma serie Fersen non era un cicisbeo, Fersen era uno talmente fuori dagli schemi che addirittura si innamora della regina di Francia. Un militare, ma tutti si innamorano della regina di Francia. La regina di Francia si trova lì perché tutti si innamorano di lei, anche il popolo. Il matrimonio dei reali è il Però matrimonio di un lei popolo. sbaglia col popolo. Eh? Lei sbaglia col popolo, il motivo per cui perde Oscar è che lei sbaglia col popolo. Certo che sbaglia, però la questione è quando tu celebri un matrimonio reale, perché tutto il popolo si sposa con quella donna. Cioè, quando Harry si sposa con Meghan, si parla di luna di miele tra gli inglesi e l'americana. Cioè, il soggetto è sempre collettivo nei matrimoni reali. Quindi è logico che Fersen si innamora della regina, di chi altro si dovrebbe innamorare? Di Uno. Oscar, infatti Oscar pensa, tra l'altro sarebbe stato un rapporto favoloso, anche se poi lei in fondo si capisce che ama André, però Sei veramente Liala, cioè sei Barbara Cartland, cioè magari, sei anche veramente, sulla sei la cotonaccia. Melenza, tu nella vita devi scrivere gli armoni. Ma io ci riuscirò alla fine, Murgi, eh? Non ti preoccupare, soltanto che ci vuole molta, molta tecnica, molta trama per scrivere gli armoni, diciamo, non è così facile. Ma cosa dici? Cosa Anni dici? di esercizio, io lo so che tu sei stata una grande lettrice di armoni, infatti In casa mia guarda, quella biblioteca c'era, ho ma capito, ma infatti guarda la naturalezza che hai con le trame così, perché cosa ti ha dato l'armoni anche, no? attenzione, l'Harmony mi ha dato intanto un sacco di illusioni, perché io a 13 anni leggevo gli Harmony e mi sono convinta, come dire, cioè ce n'erano di due tipi a casa, lo sai, no? C'erano quelli rosa, molto romantici, molto, e poi c'erano quelli blu che avevano più sesso dentro e mia madre mi diceva assolutamente quelli non li devi leggere, naturalmente io li leggevo tutti, Subito. esattamente come gli altri. Però la questione era che poi leggendoli io ho capito che mia madre non è che non voleva che li leggessi perché non voleva che venissi a conoscenza del sesso, anche perché le parole del sesso dentro quei librini erano. Non so, si parlava di che ne so, e lei sentì la sua prorompente virilità. Secondo me è cosa di questo genere per parlare appunto dell'erezione. Secondo me mia madre non voleva che mi facessi delle illusioni sulle prorompenze virili. Tu passi la vita a cercare il bel tenebroso, se ti convinci che gli Harmony sono il posto dove si raccontano i rapporti tra gli uomini e le donne, è il luogo dello stereotipo per eccellenza. Però è uno stereotipo usato ancora bene, tant'è che funziona, convince un sacco di persone, un sacco di donne che lo leggono, diciamo che il bel tenebroso è una figura affascinante. Io figurati, voglio dire, l'altro giorno che ho fatto il corso, l'altro giorno, ieri ho fatto il Ieri corso, Murgi. sì, il 2, che ho fatto il corso era quella roba lì, cioè per quale motivo Twilight, 50 sfumature di grigio, After funzionano e per quale motivo è una responsabilità narrativa quella di costruire storie alternative a quel modello di rappresentazione del rapporto maschio-femmina. Funzionano perché siamo conservatrici, conservatori, funzionano perché ci portano in posti che già conosciamo e ci sentiamo al sicuro. È il motivo per cui funziona
sono all'IKEA, che tu entri in un posto che non hai mai conosciuto e ti sembra casa perché c'è la Billy, capito? È sempre questa cosa qui, è anche la narrativa, diciamo, subisce la globalizzazione, Murgi. Sì, però per esempio io non vado alla ricerca di storie confortanti, se vado a cercare storie d'amore, cioè, e poi le cose anche cambiano, nel senso che 20 anni fa sarebbe stato impensabile mettere in scena, cinematograficamente parlando, una storia come Call Me By Your Name. Cioè, esatto. Non sarebbe stato impensabile, cioè una storia tra un maggiorenne e un minorenne, entrambi maschi, senza nemmeno il conflitto sociale intorno, sarebbe stato impensabile. Quindi non è vero che siamo confortati sempre dalle solite storie, è che a forza di raccontare storie alternative, un giorno una di quelle storie alternative entra a far parte dell'immaginario collettivo. Del mainstream, diciamo. Del mainstream, sì. Infatti è una responsabilità quella di raccontare storie da però pensa a questo punto, da questo punto di vista, cosa ha fatto Lady Oscar per intere generazioni, cioè potersi identificare in un eroe, perché è un eroe che però non è convenzionale, ha un destino scritto al quale sfugge e che pure è una donna, e che quando il padre per sposarla a Girodella le fa fare il ritratto, lei si fa fare il ritratto con la carica a cavallo. La carica, sì, no, vabbè. Quello capito, e lei esce e lui capisce che lei è veramente il capitano delle guardie, indipendentemente che se tu sei maschio o femmina, tu puoi fare il capitano delle guardie. Questa, adesso guardia a Roma è un termine, diciamo, un po', è sicuramente ambiguo, è stato in senso dispregiativo, ma nella Francia, diciamo, delle regine il capitano delle guardie è una cosa abbastanza sexy, con molto appeal, diciamo. Ecco, questo dice Oscar, chiunque tu sia, qualsiasi genere tu abbia, tu puoi fare qualsiasi cosa, anche il capitano delle guardie. Ok, assumi la funzione, ok. Assumi la funzione di un sistema, capito? Sì, ma assumi la funzione di un sistema che prevede che quella funzione la ricopra un maschio, e infatti se la vuoi la devi ricoprire da maschio, non la devi ricoprire da femmina. Sì, ho capito, e ti vesti da maschio, e poi invece certe altre volte ti vesti da femmina. Anche noi, Murgi, stiamo sempre a vestirci da una cosa o dall'altra, scusa. Sì, noi possiamo, il maschio non può. Poveri maschi. I nostri amici non si possono vestire da femmine, noi possiamo vestirci da maschi. Lo so. A noi, per certi versi, nella rappresentazione è consentita una maggiore elasticità. Perché? Perché non mettiamo in discussione l'elemento dominante. No, certo. Ma un maschio che tradisce la rappresentazione della virilità è considerato un nemico del sistema, cioè un traditore del sistema più propriamente. Noi possiamo essere un nemico, ma lui è un traditore. Come sai, per i traditori c'è lo sprezzo, la morte e poi lo sfregio del cadavere. Esatto. Beh, Morgana, da questo punto di vista, devo dire che mi ha sempre pacificata, perché per accedere al potere non soltanto non deve rinunciare al femminile, ma il femminile è la chiave del potere. Cioè, Morgana è una funzione. Vai. Nel mondo di Avalon sono le sacerdotesse ad avere la chiave. Ok, e quindi nel sistema Avalon Morgana è una funzione dove si può restare vestita semplicemente da Morgana. Nel mondo di Oscar è una funzione che, essendo femmina, puoi vestirti solo da maschio per occupare quella funzione lì. No, perché Oscar rinuncia alla sua sessualità, è travestita da maschio ma non può comportarsi sessualmente come un maschio, e allo stesso tempo è femmina ma non può godere del fatto di essere femmina. Il corpo è stato completamente cancellato in Oscar. No, Murgi, Oscar non ha nessun problema di sessualità, Oscar cresce essendo educata come un ragazzo. Vabbè. Oscar non tromba mai in tutta la storia. Oh. Non è vero, tromba con André. Sì, ma alla fine, voglio dire, quando i giochi sono fatti, per tutta la vita Oscar non fa niente. Ho capito, ma l'erotica di Oscar è una sospensione. Sì, ma l'erotica. Adesso Oscar non so, deve smantellare il cliché che il capitano delle guardie lo fanno pure solo i maschi, deve essere pure Moana Pozzi a letto. No, Murgi, Oscar. Ma no, Moana Pozzi, una volta, possibile che sia vergine fino al giorno in cui crepa? E che sfiga è? Capito, Murgi? Ma l'erotica di Oscar sta da un'altra parte. Ma cioè, perché tu insegui l'erotica della negazione? Io inseguo l'erotica dell'erotica.
Cioè, Morgana, da questo punto di vista, il potere di Morgana non si gioca semplicemente, anche la funzione di Morgana è una funzione uterina, cioè Appunto. quando lei deve celebrare, deve consacrare il re, diciamo, deve fare le nozze sacre, e c'è tutto il rituale celtico per cui il re deve inseguire i cervi, il re cervo, eccetera, eccetera. E poi si tromba però. Cioè, si va nella tenda, si tromba perché? Perché le due funzioni si uniscono carnalmente e le due persone che sono sotto, anche loro a loro volta si uniscono. Tant'è vero che Artù in Avalon, la prima notte di nozze, non sa di starsi accoppiando con la sorella e si accoppia in quanto re cervo e lei in quanto somma sacerdotessa di Avalon. La mattina, quando si svegliano, Artù dice quella frase: il sacerdote, la sacerdotessa e il re hanno celebrato il loro rito, adesso l'uomo e la donna possono prendersi il piacere. Quindi è molto chiara la distinzione tra funzione e persona. E lì si genera un figlio, e quel figlio è un figlio politico, è un figlio che è a sua volta una funzione, perché è figlio di due stirpi reali, addirittura parentate tra loro. Ora, il sesso è una parte essenziale, non c'è solo il genere, perché in Oscar si gioca tutto sul piano del genere, cioè la proiezione sociale dei due sessi. Invece in Morgana, Che è il mondo però, Murgi. Lo so, però in Morgana il sesso vale più del genere. È interessante capire, ma ci sto pensando adesso, non te l'ho mai chiesto, Murgi, mi sovviene adesso. È interessante capire come questioni relative al corpo, quindi relative al tempo e allo spazio che occupa il corpo, funzionino in un mondo dove il tempo viene rallentato. Cioè, qual è il rallentamento del tempo di Avalon? Qual è la proiezione del rallentamento del tempo di Avalon sul corpo? E quindi sulle interazioni tra i corpi? Allora, in realtà Zimmer Bradley l'ha raccontato bene, ma tieni presente che lei lo racconta negli anni in cui matura anche il discorso del separatismo. Per cui Avalon esprime anche l'idea di gineceo lontano dal mondo maschile dove governa il ferro, dove governa la corona. E il luogo in cui governa l'utero, in cui governa la forza magica della vita, è un luogo che ha un tempo dove tutti rimangono più giovani, e hanno più vita, paradossalmente, non perché la vita è più lunga, ma perché nello stesso tempo, riescono a concentrare anni. Quindi in realtà io non credo che il tempo di Avalon sia rallentato, credo che la vita lì dentro sia accelerata. Quello che puoi fare all'interno di un mondo pensato al femminile è il doppio di quello che faresti nello stesso tempo in un mondo pensato al maschile. Le lancette dell'orologio maschile sono lo scettro e la spada. E dentro quel mondo lì, come dire, è lì che il tempo è lento, cioè che il tempo è uguale da una parte o dall'altra, ma le tue possibilità sono più ridotte. È come se tu, è come quando sei, ecco, Avalon funziona come un tapis roulant. Tu hai, come dire, tutto scorre un tapis roulant al contrario. Ecco, forse è più giusto dire che tu stai correndo su un tappeto più lento anziché camminare su un tappeto più veloce. Per cui fai più cose in uno spazio minore. E lo spazio è quello spazio temporale. È come se Morgana, quando esce fuori da Avalon, abbia vissuto 10 vite. Cioè, fisicamente è ancora giovane, ma dentro ha molta più vita trascorsa di quanta non ne abbia il mondo di Camelot. No, però è bella la cosa che in effetti se il tempo è più lento potrebbe essere più denso in realtà. Questo, cioè, scorre più, con più attrito. Questo è carino. Grazie, No, Slater. no, è una bella. Grazie, Murgi, veramente bello. Ti ringrazio per questa cosa, per questa discussione. No, però invece mi è venuto un flash a cui non avevo mai pensato. Cioè, è come se uno dicesse il problema della monaca di Monza è il genere. Il problema della monaca di Monza non è né maschio né femmina, è la monaca di Monza. Poi a un certo punto si rivela, ovviamente, femmina, quindi c'è il tradimento e poi c'è la protezione di una supposta anima pura. Poi sulla purezza di Lucia Mondella potremmo fare altre 40 puntate, diciamo. Però in effetti anche Rosalie, per esempio, è la Lucia Mondella di Oscar. Anche Oscar è stata cresciuta come la monaca di Monza, in qualche modo per essere una cosa. E
E basta, in quell'essere una cosa, la concentrazione è stata tale che tutto il resto delle questioni, ma non solo sessuali, ma anche di come fosse fatto il paesaggio, non sono interessanti, cioè non sono narrativamente determinanti. Ecco, questa è la cosa, il sesso non è narrativamente determinante in Oscar, nel fumetto di più, nel cartone animato assai meno, come il sesso che non è narrativamente determinante nella Monaca di Monza, poi diventa la sua rovina, ed è probabilmente subito la sua rovina, perché da quando compare Gertrude con Ricciolo che esce fuori dalla cuffia, tu dici, oddio, oddio, perché la monaca è sexy? Ecco, non vorrei che Non fosse l'ho un mai bel... pensato, l'ho mai pensato, solo tu l'hai pensato. Non mi dire Ma Muzzi, che... tutti l'hanno pensato. Lo fa apposta Davvero? Manzoni. Beh, certo. Perché gli sfugge il Ricciolo dalla cuffia? Hai mai visto una Allora, monaca con Ricciolo fuori dalla cuffia, tranne che nella Monaca di Monza? Mai. la questione sessuale è che essendo Geltrude inserita in contesto cristiano, il sesso comunque è legittimo solo nel matrimonio e in tutti gli altri aspetti è un peccato, è peccaminoso. Quindi l'accesso al sesso ha sempre una dimensione punitiva, cioè o lo fai legittimamente oppure te ne incoglierà ogni male. Nel caso del mondo di Avalon, il sesso è uno dei catalizzatori della magia, per cui non c'è la dimensione del peccato. Il corpo è un veicolo e si crede nella reincarnazione, quindi nel giro delle vite che continuamente si cambiano e si intersecano, e quindi i corpi in realtà possono essere usati perché sono strumentali, non attengono all'identità, attengono alla mortalità, al contingente, però l'anima e soprattutto l'anima potente, come nel caso appunto dei maghi e dei druidi, è un'anima trascendente, è un'anima che vive in eterno, tant'è vero che anche in Avalon questa cosa torna più e più volte, quando i personaggi si incontrano senti sempre l'eco di un incontro precedente, in cui in un'altra vita sono stati altro, e questa cosa influenza sempre anche le loro vite attuali. La questione del corpo, secondo me quel mondo è liberante, perché noi purtroppo siamo davvero ancora prepotentemente cristiani e pensiamo davvero anche adesso il decreto sul Il distanziamento. decreto. Guarda che quella roba lì. Oggi ho avuto una discussione su Twitter con una tizia che diceva bisogna farle individualmente l'attività sportiva. Io dicevo individualmente significa a distanza di sicurezza. Certo. L'unico caso in cui non devi rispettare la distanza di sicurezza è se fai attività sportiva con persone con cui già convivi. E lei diceva: no, anche con le persone con cui convivi devi rispettare la distanza di sicurezza. Diceva, come se fosse logico mantenere 2 metri di distanza dalla persona con cui poi andrai a letto la Con sera. cui dividi il letto, o diciamo, nel caso abbia un cesso solo in cui Ma la con cui parte con... divertente era l'altra, cioè questa persona sosteneva, e non era l'unica, cioè questo ti dice l'equivoco che hanno generato i linguaggi politici di questi giorni, quei maledetti decreti e le FAQ relative che non spiegano niente. Dice individualmente si intende da sola. No, individualmente si intende con la distanza di sicurezza dagli altri. Perché? In questo caso individualmente si intende con la distanza di... Esatto, ma lei diceva no, perché tu non puoi dire a un'amica andiamo a fare ginnastica insieme a Villa Panfili, anche se state a distanza di sicurezza. Io ho detto scusami, se io sto a 4 metri da un'estranea posso fare ginnastica, ma se sto a 4 metri da una persona che conosco non posso fare ginnastica a Villa Panfili. Eh no, è assembramento in quel caso, perché vi siete dati un appuntamento, questo è il sottotesto, capito? Sì, ma voglio dire, se mantengo la distanza di sicurezza, l'appuntamento non è una condizione rischiosa, la condizione rischiosa è data dalla vicinanza. Se io evito la vicinanza, cioè esattamente quel decreto, che cos'è che sta punendo? Sta punendo le relazioni. Se tu invece, guarda, l'ha detto Vascone Rossi ieri, però era una discussione che
Cioè, io avevo in testa da un po', se tu invece di dire distanziamento fisico dici distanziamento sociale, naturalmente, diciamo, stai intaccando una linea di relazione e non una linea di posizione, oppure, appunto, distanziamento fisico significa che io e te dobbiamo stare a 1 metro, 2 metri, 3 metri, quanto è necessario, diciamo, per poter uscire e continuare a fare una vita Ok, a normale. quel punto Ripeto, che ci conosciamo o non ci conosciamo non fa non differenza, fa no? differenza, è neutro, diciamo. Se tu dici distanziamento sociale, stai dicendo che tu devi stare, diciamo, distante da quello che è il tuo mondo sociale. Adesso l'italiano, io voglio fare Nanni Moretti, però giustamente, cioè, chi parla male pensa male, capito? Il problema è che quel pensiero si trasmette, per cui trovi decine di persone che su Twitter ti dicono: no, non puoi vedere i tuoi amici neanche a distanza. Cioè, essere punita è l'amicizia. Sai la cosa divertente, mica? Che i modelli di diffusione dei pettegolezzi e di diffusione dei sentimenti negativi come l'ansia nelle comunicazioni sono matematicamente descritti esattamente come su modelli virologici. Cioè? La cosa interessante, il modello matematico con cui si modella la diffusione del virus è lo stesso il modello matematico, tu come devi dire, ma nelle comunicazioni istituzionali o nelle comunicazioni dell'emergenza, come si diffonde l'ansia? Oppure se io voglio far diffondere un pettegolezzo, come faccio a modellizzare matematicamente il pettegolezzo? Cioè, Esattamente come. esistono matematici che studiano come si diffonde un pettegolezzo secondo quale modello? I matematici studiano tutto, non è che poi studiano quello, capiscono a un certo punto che quel gruppo di dati, quell'analisi può essere, diciamo, analizzato, modellizzato e dunque può prevedere. Sì, questo fanno i modelli. La Cioè, la calunnia è un venticello, calunnia è un venticello, sì. Ma può essere trasformato in modello. certo, infatti, sì, ma infatti questa cosa, la cosa che sappiamo, che sto scrivendo adesso, diciamo, parte da questo assunto qua, cioè non si esce dal virus. Nel senso che non si esce dal virus, che noi, tutti, molti dei nostri modelli della nostra vita quotidiana sono modelli virologici, Allora, capito? Slater, su questo io sono assolutamente d'accordo, ma penso che sia giusto e debba essere così. Cioè, adesso non mi ricordo dove, però la parola sterile per me continua a essere una parola affascinante, perché vuol dire due cose in italiano. Da un lato vuol dire non ti contagio, se siamo in assenza, diciamo, di Sì. Sì. condizioni di batteriologiche, di condizioni virali, eccetera. Dall'altro vuol dire non mi riproduco, non sono in grado di dare la vita. Per cui, cioè, se tu vuoi dare la vita, cioè se tu vuoi generare anche in senso metaforico, devi essere disposto a rinunciare a un po' della tua sterilità, della tua sicurezza sterile, perché la camera sterile è il luogo in cui nessuno ti contagia, ma se nessuno ti contagia, tu muori. Cioè, i frutti puri impazziscono in natura. Non solo, pensa all'idea di frutto puro, cosa ha fatto nel più grande disastro del Novecento, diciamo, rispetto per esempio al nazismo. Cioè, la purezza è. La purezza, sì. L'idea dell'ibridazione, l'idea del contagio, quindi, è un'idea fertile. Sì, ma infatti l'idea, infatti è giusto che per limitare il contagio si limiti la vita. Questo è giusto, nel senso, altrimenti non si potrebbe fare diversamente. Senso però limitare quegli aspetti di vita che davvero veicolano il contagio. Questo è il punto, Non soltanto tutti, che. però, il decreto li sanziona tutti. Ma se tu non. Io non posso andare con te a Villa Pamfili a distanza di sicurezza? Ma che stronzata è? Ma se tu non scrivi in maniera chiara, e la chiarezza in questo caso veramente libera tutti, lascerai, come ha detto anche tra l'altro, guarda, ho visto il video di Zero Calcare sulla quarantina, diceva, sulla quarantena, diceva, sulla quarantina, diceva esattamente, trentina, quarantina, settantina, sulla quarantena, diceva esattamente questa cosa qui, uno andrà in giro con l'angoscia che siccome non è scritto chiaramente, qualsiasi persona può essere multata, ti possono semplicemente fermare e mandarti in ansia. Sto un mese a contestare questa cosa, un mese, però voglio dire, abbiamo visto che cosa vuol dire lasciare, se tu metti le cose poco chiare, lasci alla polizia un margine di interpretazione talmente ampio che a seconda di quello che incontri può dirti tutto e il contrario di quel tutto. Quindi questa cosa qui chiaramente determina un'ingiustizia, perché tu, se tu mi fai credere con la tua non chiarezza che io non posso andare al parco mantenendo la distanza di sicurezza con una persona che conosco, tu mi stai privando anche di una libertà che non è previsto che non sia.
che non sia Sono mia. d'accordo, però io voglio ribattere, come giustamente stai facendo tu da stamattina, sull'utilizzo dell'italiano. Se Virginia Raggi, che fino ad oggi non ha parlato, Virginia Raggi, sindaco di Roma, che non ha parlato fino ad oggi, dice rispetto all'apertura dei parchi, una concessione che ci viene fatta dal Consiglio dei Ministri, ma dobbiamo meritarcela. Se è una concessione in italiano, ma perché te la devi meritare? Cioè, come fa in conseguenza, come possono stare concessione e meritarsi nella stessa frase? Stanno. Con un legame, diciamo, di causa-effetto, perché questa è la cosa Ok. interessante. Allora, stanno nel campo semantico del cittadini minorenni, governanti genitori. È un paternalismo di Stato, per cui fate da bravi, E vi do il dolcetto. Se vi do il dolcetto, però dovete far da bravi. La logica è quella. Capito? Ma la più vecchia democrazia, diciamo, del mondo può essere ridotta a bastone e carota? Sì, lo stanno facendo da Anzi, settimane. non voglio dire democrazia, voglio usare la parte deleteria, o che può essere deleteria. La burocrazia più vecchia del mondo può essere ridotta a bastone e carota? È quello che stanno facendo, cioè le nostre leggi non sono fatte così, ma l'azione politica è fatta così da 30 anni, per cui tu hai pedagogizzato almeno 3 generazioni, se le conti a 21, 4 se le conti a 28, se le conti a 7, quindi a Sì, multipli di certo. 7, direi 4 generazioni sono state educate a essere cittadini minorenni rispetto a un governo paternalista. È questo il populismo. Il populismo è, cioè, un uomo forte, una mente forte, un soggetto forte, più o meno identificabile, che sa qual è il nostro bene, spesso, nonostante noi stessi vogliamo il nostro male. Il modo in cui veniamo controllati è quello, cioè ieri sentivo un discorso folle del sindaco di Messina, Cateno De Luca, che addirittura diceva, non potete toccarvi, non potete baciarvi, non potete avere rapporti sessuali. Ma che? Lo stato etico. Cioè io vado a trovare il mio fidanzato che non vedo da X mesi e secondo te mi tengo la mascherina, mi tengo la distanza di sicurezza? Non ci penso proprio, perché in teoria se io sono stata 50 giorni in casa e lui è stato 50 giorni in casa, nessuno dei due è un soggetto a rischio. Comunque, diciamo, è quella cosa che andiamo dicendo e spero che siamo all'altezza delle nostre intenzioni. Cioè, io penso che fino adesso ci siamo comportati molto bene e confido che continueremo a comportarci bene nonostante, diciamo, la fumosità dei decreti che ci vengono sottoposti per stabilire, diciamo, delle maniere di comportamento. Sì, quello che voglio dire è che nel mondo di Morgana il contatto fisico non è un elemento di colpa. Cioè, io dentro il mondo di Morgana trovo che il corpo come linguaggio sia invece un elemento che rafforza la realtà, non la indebolisce. Completamente d'accordo, però diciamo stiamo parlando di misure cautelative della vita, dei comportamenti e del corpo per evitare, per Sono limitare. io responsabile del mio corpo, cazzo, sono io, non è lo Stato, sono io responsabile delle mie distanze. Se tu mi dai 3 norme e io le rispetto, non hai Certo. bisogno di mandarmi la pattuglia addosso in ogni momento col metro per misurare quanto sto distante. Cioè, tu non mi puoi dire puoi vedere i cugini fino al sesto grado e non puoi vedere il tuo migliore amico, la tua migliore amica. Questa cosa è assurda. Io ti devo dire chi sono le persone per me care e ti devo garantire che farò quello che tu mi stai chiedendo in ordine di distanza e di mascherine. Stop! Non mi devi dire altro. Tutto quello che fai in più rispetto a questo è un'invasione, un'ingerenza etica, un'ingerenza affettiva, personale, in una cosa che compete me. Ma perché mi devi trattare come una minorenne? Perché mi devi trattare come una persona incapace di intendere? Per i 30 anni di paternalismo di cui sopra. Ok, perché la gente non è incazzata quando sono incazzata io su Le questo? persone sono incazzate, Muggi. Siamo tutti incazzati, però diciamo,
l'incazzatura è uno strumento di critica ed è giusto averla. Dopodiché, diciamo, la cosa interessante è che l'incazzatura è giusto qua, è responsabilità del cittadino l'incazzatura, esattamente quanto mantenere le distanze. Questo è il punto. Cioè, uno deve essere civilmente incazzato come è civilmente responsabile dei propri gesti. Non è vero che l'incazzatura è una colpa, l'incazzatura è una responsabilità civile e democratica, esattamente come rispettare le distanze, okay, e mettersi la mascherina. Chi più di me può essere incazzato se io veramente per 50 giorni non ho messo piede fuori di casa se non per lo stretto necessario? Maledizione. Cioè, dico, tu devi dare per scontato che i cittadini stiano rispettando le norme fino a prova contraria. Hai ragione. Non devi dare per scontato che i cittadini siano una massa di responsabili che violerebbero tutto se non ci fossero multe da cercare. Ma le vedi le risposte? Lo so. Hai ragione. Cioè, non posso litigare con te su questa cosa. Sono d'accordo. Sono d'accordo come lo sarebbe Oscar. Sì. Queste sono le regole che sono state date. Rispettare queste regole, diciamo, è importantissimo. Non oltre queste regole. Non oltre queste regole. Però ti dico, se vogliamo tornare alle nostre eroine, sì. Oscar per tutta la vita è stata garante di un sistema di potere. Ma è l'unica che lo fa saltare. Sì, ma non lei è la supposta nel ventre del sistema. Ma no, ma non è una supposta, diciamo, autogenerata. Alla fine sono le spinte su di lei. Lei è un pulsante che un altro dito premerà. Non importa, nessuno è autogenerato. Io non credo questo. Io credo che noi siamo, diciamo, noi siamo capaci, se vogliamo, se ne abbiamo l'intenzione e se ne abbiamo la pervicacia, di catalizzare gli impulsi del sistema. Non siamo autogenerati, siamo catalizzatori. Ok. Morgana invece nasce come sasso nell'ingranaggio. Morgana nasce come elemento alternativo al sistema e quindi distruttivo di quel sistema. Quindi tu sei più soddisfatta di un'eroina che è una perla, che è un sasso che poi viene smerigliato dal tempo, più che di un'altra persona come Oscar, che realmente, diciamo, con tutto il peso delle aspettative sociali che ha addosso e delle aspettative, anzi, aristocratiche che ha addosso, fa saltare il sistema. E allora, senza mai andare dall'altra parte, attenzione. Da cattolica ti dico, nella Chiesa il modello Oscar ha sicuramente funzionato più del modello Morgana. Nel senso che Giovanni XXIII, quando viene eletto perché è riconosciuto dal sistema. Appena diventa Papa, apre il Concilio Vaticano II, supposta più grande di quella non ci poteva essere in quel momento. E è vero che è così vecchio che non lo chiuderà, ma nella Chiesa si usa un detto, si dice che Paolo VI che lo ha chiuso non avrebbe avuto il coraggio di aprirlo e Giovanni XXIII che lo ha aperto non avrebbe avuto la forza di chiuderlo. E l'avrebbe tenuto come assemblea permanente. Quindi in realtà ogni papa è giusto per il suo tempo. Però sì, dentro i sistemi particolarmente rigidi, l'elemento del che lo svita da dentro sicuramente è più efficace. Ma nel caso di Morgana, il sistema arturiano, cioè il re con i cavalieri, Camelot, nasce come regno nuovo, è una sorta di stato nascente. Sì. Morgana nasce proprio come elemento distorsivo di quella roba lì, perché quello stato nascente è costruito intorno a un tavolo rotondo dove sono seduti solo maschi. E Artù è seduto lì con la corona e con la spada in mano. Oddio, aspetta, invece al tavolo della task force nostra? Solo maschi. però molto meno affascinante della tavola rotonda. Beh, trovami Artù con Conte. Vogliamo spararci? Chi sarà mai Lancillotto? Chi è Lancillotto? Non so, chi è Lancillotto? È Galvano, non so, cioè pensa come siamo caduti in basso. Non abbiamo nemmeno, se dobbiamo essere cantori di questo tempo, non ci abbiamo nemmeno il materiale. No, però la cosa interessante è questa, che tutti i maschi non garantisce, cioè la tavola rotonda garantisce tutti i maschi, ma tutti i maschi non garantisce la tavola rotonda. Sì, no, non molto interessante, no. Molto interessante questo dal punto di vista della descrizione. Però, aspetta, Artù è seduto lì con la corona in testa e con la spada in mano, perché la corona e la spada gliel'hanno messa in testa Avalon, le sacerdotesse e il potere femminile. Per cui il fatto che quelle donne non siano sedute al tavolo cioè ti dà una dimensione di un'ingiustizia enorme. Artù, quando diventa re, ha paura del potere che
che gli ha dato la corona, e cerca in tutti i modi di anestetizzarlo, avvicinandosi al cristianesimo. Il conflitto in Avalon non è solo tra Morgana e Artù, e due diverse concezioni del potere, ma anche tra due religioni, una che, come dire, controlla il re, e l'altra che protegge il re. La forza di Avalon è una forza verificatrice. Sì, è una forza verificatrice. Ma Artù non vuole rendere conto ad Avalon. Se sei il re, perché dovresti rendere conto? E va bene, però attenzione, a quel punto ti scegli un dio che ti certifica. E questo vale che tu sia Artù o che tu sia l'ultimo dei credenti cattolici di questo mondo. Se tu vai alla ricerca di un dio che ti certifica, che religione è la tua? È una religione di Stato. Se sei invece nello spirito, diciamo, di una religione che ti verifica, sei continuamente sotto domanda, sei continuamente, cioè tecnicamente dovrebbe essere una religione di verifica il cristianesimo, perché tu ogni sera dovresti fare l'esame di coscienza e chiederti: oggi, Signore Dio, le persone come mi si sono avvicinate? Io come mi sono avvicinata alle persone? Mi sono avvicinata considerandole un fine o considerandole un mezzo? Questa è l'unica domanda che dovrebbe guidare ogni esame di coscienza notturno. Però, diciamo, se la risposta è le ho usate come un mezzo e non come un fine, tu devi dare conto delle conseguenze delle cose che hai fatto in quella giornata. Però io ti risponderei anche come tua nonna, perché come tua nonna e le galline, non è detto che il fine e il mezzo abbiano natura differente. Vorrei parlare un attimo da editore, tutte queste cose e anche altre non dette qui sono contenute in un libro che Michela Murgia ha scritto per la casa editrice Marsilio, e che si intitola L'inferno è una buona memoria, dove parla di Morgana di Avalon, anche della nonna e delle galline che abbiamo più citato, che la stessa nonna del Rosario. Del Rosario Spectre. Uno deve dire: quando è che lo scrivi tu il saggio su Lady Oscar? Murgia, abbastanza. Io in parte già ce l'ho scritto, però sai che poi io sono lunga su queste cose. Quindi dobbiamo aspettarcelo. Annunciazione, annunciazione! Tutti gli annunci editoriali in questa quarantena riguardano te. Tu che scrivi poesie, tu che hai ripreso a scrivere narrativa. Diciamo, io anche sono un emissario del sistema editoriale italiano, come vedi. Ok. Allora, siamo a 46 minuti, è in assoluto. No, via! È più lunga di sempre, ma d'altronde è l'ultima e quindi non possiamo che allargarci su questo. Che dobbiamo dire? Io vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno sfottuto in questi 40 giorni, perché è stato veramente un grande gesto di intimità in un momento in cui l'intimità è stata sanzionata con l'aggettivo con la periprasi, distanziamento sociale. Vorrei ringraziare Michela Murgia che ha avuto questa idea, molto, molto utile, diciamo, non solo per la democrazia in sé, ma anche per la democrazia in me. E basta, Murgi, tanto noi adesso possiamo andare a passeggiare a distanza di un metro con la mascherina e i guanti e ci andremo. No, in realtà se stiamo qui ancora qualche minuto, questo video si chiuderà con una piccola sorpresa che ci è arrivata da parte, diciamo, delle ragazze, dei ragazzi, degli uomini, delle donne. Non sappiamo chi ci sia dietro, cioè chi c'è dietro questi fan club, queste bimbe di Slater, queste bimbe di Murgi, non lo sappiamo, però ci è stato fatto un piccolo regalo e quindi io lo vorrei condividere. Intrattieni per qualche secondo mentre io finisco di scaricare il file che è appena arrivato, e così possiamo mandarlo direttamente collegato, così facciamo 50 minuti dritti e così. Non sappiamo chi ringraziare perché sono nomi collettivi, eccolo qua. Perfetto. Però sappiamo cosa ringraziare, non importa, sì. I nomi collettivi vanno bene lo stesso. Sì. Chiunque voi siate, chiunque tu sia lì dietro, veramente, come direbbe Alessandro Giammei, una selva di mani per te. Ciao, buongiorno, scusami, sono... non volevo dire. Ciao! Ci sei? Buonasera, Murgi. Ciao, Slater. Ciao! Ciao, Slater! Ciao. Slater? Slater? Ma io non litigo mai, non mi devi fare litigare su Maracaibo, dai! Maracaibo! Io l'adoro, Lady Oscar, cazzo! Se oggi rinascesse Montesquieu, secondo te va su Facebook o va su Twitter? Immagina che oggi viene Blaise Pascal, secondo te... Sui pensé, secondo te va su Twitter o va su Facebook? Immagina, Vabbè, allora. Immagina Parise, dove li fai sui labari?
ok, lo fa su Twitter. Invece lui diceva che una carezza in un pugno in realtà era un atto masturbatorio. Te lo giuro. Premio Grazie a Caccio 2020. A proposito di Grazia Deledda. Però il punto. Io l'adoro, le di Oscar, cazzo. Allora, che cos'hai contro il Tinello? Non fa neanche l'elettrodomestico, però. Sono io il tuo elettrodomestico. Oggi. No, perché purtroppo. No, ma anche di Candy comunque. Cioè, alla fine. Di censurare di Candy. Ma che faceva Candy? Candy andava alla fonte a bere con i mini pony. Cioè, ma addirittura io vedo la suora. Sono allegra. Io l'adoro, le di Oscar, cazzo. Ma è una bottiglia di super alcolico quella che vedo dietro? Solo una? E prime lussurie dell'insegnamento, che è una forma di autoerotismo e Chiara lo sa benissimo. Poi però. Zazà che balla nuda, si fa Pedro, torna Michela, stanno sempre tutti quanti lì a ballare, adesso non mi ricordo. E non tanto dal significato per forza. Paloma. Cucurucu su Paloma, iaiaiaiai, cantava. Quante banane ha comprato sorella? Oggi ho visto due suore. E vinci tu. Vaffanculo. Oh, smettila. No, ma non è che devi sempre vincere tu. Pianta. Mi ha detto questa tua cosa. Sei una provinciale di Scauri. Scauri regna. Però allora, Deledda da te. No, Deledda è nel canone. Deledda è nel canone, un premio Nobel, Ale. Deledda è nel canone. Allora, il canone non è una cosa, no? Cioè, diciamo, il canone liceale, Deledda è locale, cioè, nel senso, io no! Liceo, Deledda mai. Voi non avete studiato l'unico premio Nobel per la letteratura italiano? Certo. Cioè, però c'era sull'antologia, Saltata, però c'era. Carteggi di Margherita Hursenar, mi rendo conto che mancano i carteggi d'amore. E dico, ma com'è possibile? Otto, fallo vedere a 8 anni una roba del genere. Uno sguardo ossessivo. È perché quando se non hai la bava alla bocca è solo perché sei troppo educata per lasciartela scendere, ma vedo la ferocia cannibalica con cui stai desiderando. È da quando avevo 14 anni, ne ho 42. Non è mai passata questa cosa. Sono non usciamo da questa cosa delle femmine dei libri, anche in Maracaibo. No, non è questione delle femmine, dire scemo allo scemo mi fa sentire scema, quindi io non mi metto a fare questa cosa qua, anche perché lo scemo per definizione non ha gli strumenti per misurare la scemitudine, altrimenti non sarebbe scemo. Quindi se tu che non sei scemo e hai gli strumenti per misurare la scemitudine parli con uno che è scemo ma senza gli strumenti per misurare la scemitudine, sei scemo anche tu. Fa riferimento, quindi non è una primazia, è una teogonia. No, è che sei gelosa e pisci il territorio. Vai e ti fai le tue pisciatine negli angolini. A me piace un po'. 6 anni, indovina come l'ho vestita? Uguale. Ma tu non hai avuto delle fasi nella vita? No. Cioè, ti. La creatura giudicante di mia madre che mi dice quando vivrai da sola ti crescerà l'erba addosso. No, attirare il ragazzo che è sua sedia a rotelle dovrebbe attirare qualsiasi empatia e invece un tale pezzo di merda che lì. Allora, io non dico che dobbiamo essere pedagogiche. No, tu sei talmente poco didascalica che quando devi fare la svolta non metti neanche la freccia della macchina, per non devono capire gli altri che tu stai per girare. Ovviamente non è così, Muggi, infatti. Che forma ha la pinna di squalo? Penso che sia così la pinna di squalo. La pinna di squalo. Perché quando tu dici, che hai detto prima, è una cosa squisitamente leopardiana, e cioè. Io l'adoro, le di Oscar, cazzo! Alla prossima svendita delle suore, chiamami. Vieni anche tu. Per guardare.